Il percorso per realizzare stufe e caminetti prevede varie fasi. I prodotti vengono progettati e sviluppati nella range engineering, da indicazioni di un gruppo di lavoro che valuta le esigenze di mercato e le proposte innovative da attività di ricerca e sviluppo interne. Le indicazioni principali riguardano le caratteristiche tecniche, esempio dimensioni, potenza, ergonomia, materiali, ma principalmente design ed estetica. E caratteristiche di innovazione, punto cardine dei prodotti del gruppo Piazzetta. Naturalmente tenendo conto sempre gli obiettivi di costo e i tempi di avvio di produzione. La progettazione quindi elabora il progetto tenendo conto di ulteriori esigenze normative, industrializzazione, facilità di installazione e assistenza. Dopo il progetto si costruisce un primo prototipo che viene sviluppato nel laboratorio interno. Successivamente si eseguono anche test in un laboratorio esterno e dove si certifica il rispetto di norme e leggi riguardanti i prodotti stufe e caminetti. Le fasi successive sono tutte attività in collaborazione con la produzione per avviare in produzione il prodotto nuovo o i prodotti nuovi se si tratta di una gamma. La sfida principale per la progettazione di caminetti e stufe è progettare un prodotto che soddisfi tutte le indicazioni che ci vengono date. Per fare questo, la complicazione principale è la necessità di tenere conto di tutte le esigenze degli attori coinvolti: il design, la produzione, i fornitori, i laboratori di certificazione, gli installatori e l'assistenza tecnica. Oltretutto, negli ultimi anni, le norme e leggi specifiche per i prodotti stufe e caminetti sono aumentate di numero e di complessità. Questo ci ha portato a una continua ricerca nel migliorare l'efficienza energetica dei prodotti, abbassando emissioni in atmosfera e aumentando le prestazioni, non trascurando di realizzare prodotti, che siano facili da usare per l'utenza. Da tenere presente, che la ricerca e sviluppo, varia di molto a seconda del tipo di progetto. Se il prodotto è progettato per il combustibile legna o per il combustibile pellet, se il prodotto è una stufa o se il prodotto è un caminetto. L'attività principale per migliorare l'efficienza energetica è definire dimensioni dei focolari a seconda della potenza, posizionando correttamente l'ingresso dell'aria comburente nel focolare, in correlazione della forma e del percorso del circuito fumi. Naturalmente le prestazioni ottenute in laboratorio, che erano impensabili fino a qualche anno fa, devono anche essere completate con un'installazione adeguata e le stufe a caminetti devono usare combustibili di buona qualità. Tutto questo ci permette di sfruttare appieno la migliore efficienza energetica del prodotto stufe a caminetti di moderna costruzione, beneficiando dei vantaggi della biomassa, che è un'energia rinnovabile che permette un riscaldamento delle abitazioni sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Il Multifocus System è stato ideato nel 1986, è un brevetto esclusivo del gruppo Piazzetta e da allora una prerogativa di tutti i prodotti a marchio Piazzetta, che ne sono dotati di serie o come accessorio opzionale. Questa tecnologia prevede l'aspirazione dell'aria di riscaldamento dall'alto verso il basso tramite uno o più ventilatori centrifughi che spingono l'aria in griglie di uscita nella parte bassa dei prodotti. L'uscita dell'aria nella parte bassa delle stufe o caminetti permette un riscaldamento degli ambienti già dagli strati più bassi, con una temperatura più uniforme. Di conseguenza un ambiente più confortevole per il corpo umano. Inoltre, questo sistema ci dà la possibilità di canalizzare l'aria calda a più ambienti adiacenti, con ramificazioni di notevole lunghezza e con tubi di diametro ridotto, creando quindi lo stesso comfort anche negli ambienti adiacenti. HSS è un nuovo sistema disponibile per le stufe a legna e le stufe ibride. È composto da un materiale innovativo prodotto dal gruppo Piazzetta, un materiale ad alto peso specifico denominato Magnica. Questo materiale permette l'accumulo del calore durante il funzionamento della stufa. Il sistema HSS è composto quindi da piastre,
che sono posizionate tra il rivestimento in ceramica e il focolare, e queste piastre permettono di accumulare il maggior calore possibile, che successivamente viene rilasciato attraverso la ceramica del rivestimento. In alcuni modelli l'HSS inoltre è dotato di regolazioni manuali che permettono all'utente di far lavorare in concomitanza il multifuoco o la convezione naturale. L'utente quindi può prediligere uno di questi sistemi di scambio e aumenta naturalmente la performance di riscaldamento. L'ultima sfida progettuale del gruppo Piazzetta sono i prodotti della serie Infinity. Sono prodotti denominati ibridi perché hanno un focolare che può funzionare sia con il combustibile legna che con il combustibile pellet. Il funzionamento della stufa ibrida è controllato completamente dall'elettronica, anche da remoto con l'app MyPiazzetta, e permette il passaggio dal combustibile pellet al combustibile legna in automatico e viceversa. Naturalmente durante il funzionamento a legna l'utente è presente per fare la carica della legna. E nella modalità legna la stufa può funzionare anche se non è presente l'alimentazione elettrica. Nei modelli Infinity sono stati incorporati i sistemi multifuoco e HSS. L'utente può quindi scegliere tra tre tipologie di riscaldamento: Natural Mode, con riscaldamento a convezione naturale, multifuoco, con canalizzazione per un calore uniforme e per riscaldare altri ambienti, e con HSS, che accumula calore da rilasciare a stufa spenta.